Ciao, benvenuti sul nostro canale, io sono Simone. E io sono Gaia, insieme stiamo restaurando questo camper, sono circa 2 mesi che stiamo lavorando qui e adesso oggi andiamo a portare il nostro contributo per quest'ultima oretta. Per me questa sera scuola di saldatura, faccio qualche prova sulla carrozzeria, sulla Mierino e Gaia continua a fare quello che faccio tutti i giorni. Continua con la smerigliatrice. A quanto pare ho terminato di smerigliare in linea generale il camper. Diciamo per il momento, perché in realtà di lavoro ce n'è ancora tantissimo ovviamente. Però diciamo che ho terminato il primo giro, ecco. A questo punto c'era tutta una clip in cui vi spiegavo quello che avevo fatto e che stavo iniziando a smerigliare gli sportelli, ma l'ho persa e quindi vi dovete accontentare di questa voce fuori campo che vi dice che si è persa la clip. Eccolo qui lo sportello che stavo pulendo. Questo è lo sportello su cui ho lavorato stasera e ho pulito la parte sotto, che adesso appunto non si vede perché l'ho girato, e poi la parte superiore. Effettivamente si può vedere che il lato, diciamo, superiore, quello verso l'alto, non è messo malissimo. Il problema maggiore invece è la parte più bassa. E in realtà questo già lo sapevamo, ne eravamo consapevoli, infatti avevamo già ordinato il pezzo per sostituire, e lo stesso identico problema ce l'abbiamo anche all'altro sportello, che però ha un problema maggiore, ossia che è ancora lì e non ha nessuna intenzione di muoversi. Dai un abbraccio al nostro amico sportello che non si vuole separare da noi. Io, mentre Gaia finiva di smerigliare lo sportello, stavo pulendo questa zona, che è la parte della grondaia, però lato passeggero. I giorni scorsi avevo fatto questa parte, che è quella del lato della porta scorrevole, e questa sera stavo terminando questa parte. Ancora c'è lavoro da fare, devo togliere questa parte qui della grondaia che è rimasta, e questo pezzettino dietro, e poi ci dovremmo essere per quanto riguarda la grondaia. Indovinate cosa c'è dietro alla luce della targa? Ruggine! Un piccolo buco che sta per diventare un grande buco. No, questo lo recuperiamo subito. Piccolo aggiornamento, oggi ci hanno consegnato i progetti della grondaia. Tra domani e la settimana prossima mandiamo i file, così ci realizzano la grondaia. Yuhu! Com'è che ci realizzano la grondaia? Oggi abbiamo un obiettivo da raggiungere assolutamente. Speriamo. E è quello di terminare di tagliare la grondaia. In particolare Simone deve fare questa cosa, perché ce la stiamo portando avanti da tantissimo tempo e vorremmo un attimo cambiare argomento, per cui oggi dobbiamo assolutamente terminare. Mentre io finisco la grondaia, Gaia continua con gli sportelli. Ha quasi finito il primo sportello, ce ne sono altri.
Questo è lo sportello più grande. Togliamo l'oblò. Forse uno di quelli messo peggio nella parte posteriore. Mo di riprenderlo. Prima di smerigliarlo, Gaia sta smontando l'oblò laterale. Qualche vite è arrugginita. E qualcuno è tagliata. Qualche vite è spezzata. Questo round l'abbiamo vinto noi con l'aiuto di una punta e gli estrattori e la pressione di Papa Vincenzo. Anche questo sportello smontato. Simone, che hai finito la grondaia? No, nemmeno oggi. Però, come avete visto prima, sono riuscito a smontare lo sportello. Quindi si può dire obiettivo fallito, però... Sì. Abbiamo raggiunto l'obiettivo più a lungo termine, visto che questo sportello era diventato un nostro grande amico, a quanto pare. Adesso il camper senza porte. Se il video vi è piaciuto e volete supportarci nel nostro progetto, iscrivetevi al canale, campanellina e ci vediamo al prossimo video.